Siamo presso la sede provinciale di USB Talsano Taranto in compagnia di Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'Unione Sindacale di Base. Allora, Rizzo, si è tenuto l'incontro al MISE, avete incontrato il ministro per lo sviluppo economico Giorgetti, il ministro per il lavoro Orlando, questione ex Ilva, nuova governance che dovrebbe vedere ArcelorMittal affiancata dallo Stato attraverso la partecipata Invitalia. Qual è stato l'esito di questo incontro? Che idea vi siete fatti? Un nulla di fatto, un incontro interlocutorio, qualche prospettiva? No, è stato un incontro in cui il Ministro ci ha spiegato le motivazioni riguardo al ritardo del versamento della quota di 400 milioni di euro prevista da Invitalia entro il 28 febbraio per entrare poi nei fatti in società con ArcelorMittal. Ha spiegato il Ministro che dal suo punto di vista è sbagliato investire non avendo chiaro sia che cosa dice il contratto, ma soprattutto il piano industriale. Lo stesso ministro ha confermato di non conoscere qual è il piano industriale. Scusi, Rizzo, è proprio il colmo. È esattamente il colmo. Lui ha fatto un discorso anche di serietà, lui ha politica. Lui dice, vogliamo fare una politica industriale vera, che negli ultimi 30 anni in Italia non si è fatta. Non vogliamo fare accordi per regalare soldi a una multinazionale che tra l'altro dal mio punto di vista è inaffidabile e che in questo momento, come dire, ci sta ricattando. Negozialmente, ha usato questo avverbio. Quindi quando abbiamo detto qui, abbiamo parlato di ricatti, il governo riconosce la condotta ricattatoria di ArcelorMittal. Sì, assolutamente sì. Lui ha detto che negozialmente ci stanno ricattando e che i 400 milioni non sono vincolati al parere del Consiglio di Stato, ma sono vincolati al parere dell'Avvocatura di Stato, a cui loro hanno chiesto praticamente se sono, come dire, se rispetto a tutto lo scenario è giusto proseguire con il versamento di 400 milioni. Ha anche anticipato che non crede ci saranno grossi problemi da parte dell'Avvocatura. Forse qualche piccola rivisitazione dell'accordo, ma ci siamo più o meno. Ma lui ha fatto una serie di passaggi, anche qua, come dire, io scopro in maniera, come dire, clamorosa, che il ministro stesso dice, e guardate che da quello che abbiamo letto del contratto sono previste le penali, ma le penali sono solo a favore di ArcelorMittal. Cioè, cosa ci ha detto il ministro? Che Arcelor addirittura si prende il lusso di minacciare o di diffidare il governo rispetto agli impegni sottoscritti, mentre il governo non lo può fare perché all'interno di quel contratto, siglato l'anno scorso, con l'allora ministro dell'economia, che è quello che ha dettato i tempi, Guarnieri, le penali a favore del governo non esistono. Quindi Arcelor è libera di non rispettare... Un contratto sbilanciato proprio. Perfetto, Arcelor è libera di non rispettare quell'accordo senza che lo Stato possa fare nulla per richiamarla. Al contrario, Arcelor non rispetta lì l'accordo ma chiede rispetto della parte economica allo Stato. Cioè è assurda sta cosa. In pratica loro si lamentano di aver ereditato questo contratto. Questo però, come dire, quando verrà a galla ufficialmente è chiaro che secondo me bisognerebbe fare poi un ragionamento vero anche su... il compito di alcuni ministri, perché a questo punto se è vero quello che ha annunciato Giorgetti, io credo che su Guarnieri si dovrebbe avere un certo ragionamento. Non è possibile fare un accordo in cui tu che rappresenti lo Stato non ti assumi nessuna garanzia e dai le garanzie a chi non ha mai ottemperato nessun impegno che ha sottoscritto. Però Rizzo, sembra quasi di rivivere un film già visto, quello dello scaricabarile. Di Maio che scaricava su Calenda, ora Giorgetti che scarica sul governo precedente. Infatti, nel mio intervento questi passaggi li ho fatti, gli ho detto, cioè qua non è che può funzionare che ogni volta arriva il ministro nuovo e dice che la colpa è di quello vecchio. Io poi ho fatto una relazione sullo stato dell'arte. Vedo questo documento che lei ha dinanzi a sé. Ho consegnato a Giorgetti. Di cosa si tratta? In cui c'è tutta la storia, diciamo, no? I fatti salienti degli ultimi 25-26 mesi a partire dalla firma dell'accordo del 6 settembre. E ho detto al ministro, perché poi gli ho fatto un breve riassunto
verbale, gli ho detto: guardi, che il paradosso è che di tutti gli impegni che sono stati sottoscritti da ArcelorMittal, il paradosso è che manco uno è stato mantenuto. Tant'è vero, come puoi vedere, si parte dai criteri di selezione, no? Poi noi che facciamo l'articolo 28, quindi la scelta del personale, invece di scegliere il personale in base ai criteri indicati dall'accordo, hanno fatto come hanno voluto, si sono beccati il 28, hanno perso e adesso fortunatamente un po' di lavoratori stanno rientrando. Il numero dei lavoratori da assumere, che era 10.700, ancora ad oggi, a distanza di 26 mesi, siamo meno di 10.600, il numero totale. La questione degli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria è quindi extra AIA, perché anche qua ho specificato, non vi fate prendere in giro, perché gli investimenti AIA sono qualcosa di diverso rispetto agli investimenti che vanno fatti in manutenzione straordinaria e ordinaria. Tra l'altro anche qua, ho spiegato al Ministro, abbiamo detto, ci hanno promesso più volte di fare investimenti, parlando anche di 1,5 miliardi, ma ad oggi, come dire, non si è visto una lira e gli impianti sono in una condizione di fatiscenza. Sulla CIG ci hanno convocato, ci hanno detto 2 anni fa, nel momento in cui c'è stato un primo calo del mercato dell'acciaio a livello globale, che comunque bisognava stare tranquilli perché Arcelor su Taranto voleva portare avanti gli investimenti e che eventualmente avrebbe abbassato la produzione in altri siti europei. Questo è successo la mattina, convocando i sindacati. Il giorno successivo scopriamo dai giornali che Arcelor ha avviato la procedura di apertura CIG anche su Ilva di Taranto. Quindi tutto è il contrario di tutto. Una CIG, tra l'altro, che come abbiamo spiegato al Ministro, mai, almeno in 22 anni che io sto all'interno di quella fabbrica, ha avuto numeri così pesanti, neanche con i Riva. Una CIG dal nostro punto di vista anche ingiustificata, perché poi che va in netta contraddizione rispetto a quelli che sono gli impegni. Devo fare manutenzione, ma il grosso dei lavoratori che sono stati collocati in CIGS sono lavoratori delle manutenzioni, delle officine centrali, quindi è la contraddizione delle contraddizioni. Anche qua ho detto al Ministro: se tu sei in CIG, se tu dichiari di perdere un sacco di soldi, ma per quale motivo a un certo punto fai addirittura le assunzioni di chi sta in pensione con l'amianto, che è andato via oltre 10 anni fa, e lo richiami mettendo i nostri in cassa integrazione, i lavoratori comuni che hanno bisogno, come dire, che hanno subito una perdita pesante di quasi il 50% del reddito? C'è una serie di contraddizioni, passando poi per le relazioni sindacali, che non esistono. Le azioni sindacali con ArcelorMittal, come dire, erano già assenti dall'inizio. Con l'arrivo della Morselli c'è stato il completo patatrac, e questo l'abbiamo spiegato bene al Ministro, sulla questione di appalti e fornitori. Ridicolo. Cioè, lo schema è quello: tu lavori, io ti diffido se non mi fai le attività, quando ti pago gli acconti. Ti pago acconti e quindi tu accumulo debito nei tuoi confronti, ma se tu ti lamenti ti metto fuori. L'abbiamo scritto al Ministro. Si è parlato delle blacklist, nel documento c'è scritto. Cioè, qui anche Confindustria ammetteva fino a qualche mese fa l'esistenza delle blacklist. Cioè, il fatto che se lavori e non ti pago, ma osi lamentarti, io comunque ti metto fuori, fino ad arrivare, come dire, al cambio d'appalto attuale. Ma guardi, c'è il paradosso, sapete qual è? Che con Sanac, per esempio, che pare che avanza 20 milioni di fatture già scadute, 10 che sono oramai in addirittura d'arrivo, quindi Sanac avanza quasi una 30 milioni di euro, ha ricevuto un bonifico di meno di 1 milione di euro, ma Sanac è stata diffidata da AMI a continuare a dare il materiale. Cioè, parliamo di un'azienda che se non incassa soldi non può pagare i dipendenti, e quindi è questo il meccanismo di ArcelorMittal. In tutto ciò, abbiamo detto al Ministro, questi si permettono il lusso di fare un cambio d'appalto per 200 dipendenti, quelli della GS, con il rischio di avere fortissime tensioni, perché è chiaro che chi sta arrivando probabilmente rimetterà in discussione non solo il numero ma anche i diritti acquisiti di questi lavoratori. C'è un cambio d'appalto che è completamente fuori luogo in un momento del genere, che secondo noi, come dire, è l'ennesimo schiaffo alla comunità e ai lavoratori tarantini. Poi non parliamo dei fitti, perché anche qua io a Giorgetto ho detto: scusate, ma con quale logica facciamo un contratto dello Stato con ArcelorMittal? Tu ti impegni a pagare un fitto di rama d'azienda quantificato in X euro. A un certo punto tu salti diverse rate e non mi paghi, rifacciamo un contratto, ti dimezzo le rate e viene fuori che neanche le rate attuali stanno pagando. Cioè, quindi il meccanismo è sempre lo stesso. Cioè, io ho sempre ragione e tu hai sempre torto.
Non parliamo del clima creato all'interno della fabbrica, cioè la gente ha paura, gli abbiamo detto al ministro, la gente ha paura anche di chiamare il sindacato per segnalare i problemi. I beige bloccati è la prova più... Ma il menefreghismo più assoluto nei confronti dei dipendenti che scoprono di essere in cassa integrazione la mattina quando arrivano lì davanti alla fabbrica. Senza alcuna comunicazione. Senza alcuna comunicazione. Poi quando dico il clima perché hanno generato un clima di terrore all'interno della fabbrica. È il modus operandi della Morselli. Punirne uno per educarne 100, quello è il principio. La logica è che se denunci problemi di sicurezza, io licenzio te perché dirò che la colpa è la tua. Cioè, questo è il meccanismo. E l'abbiamo visto, come dire, ci sono diversi episodi che possiamo raccontare, no? Negli ultimi mesi. La situazione impiantistica. Un dossier molto corposo il vostro, vedo, dettagliato. Un dossier completo, abbiamo descritto anche la situazione impiantistica, abbiamo detto guardate, e gliel'ho detto a Giorgetti, noi a luglio del 2019 siamo stati qui, io ho consegnato un reportage fotografico e video con 150 fra video e fotografie al ministro Di Maio, scrivendoli chiaramente in quella relazione che noi eravamo a rischio di incidente rilevante o di incidente mortale. Siamo stati purtroppo facili profeti, a distanza di qualche giorno morì Cosimo Massaro e gli abbiamo detto anche ieri a Giorgetto, guarda la situazione critica, cioè si tira avanti così alla giornata. Solo miracoli hanno salvato vite umane, qualcuno da lassù che ha salvato, perché ma a lungo andare, dagli oggi e dagli domani, prima o poi il morto ci scappa. Non vogliamo essere Cassandre profetesse di sventure, ma quando si vive in condizioni di assoluta insicurezza accadrà purtroppo e non deve accadere. Purtroppo è così perché gli impianti sono in una condizione di fatiscenza senza precedenti. Perché stiamo parlando di una struttura, di uno stabilimento che ha 60 anni. È decotto, è obsoleto. È uno stabilimento su cui o ci metti le mani tutti i giorni e fai quello che devi fare, che è, al contrario, come dire, uno stabilimento che è completamente abbandonato, prova ne che le manutenzioni stanno tutte a casa, come tu sai, e quindi questa è la condizione attuale. Come è apparso Giorgetti? Un governo che sembra prigioniero di ArcelorMittal, magari si giustifica dicendo abbiamo ereditato questa patata bollente dai precedenti ministri, però di fatto c'è questo asservimento, questa subordinazione, questo essere nelle mani di ArcelorMittal, il governo nelle mani di ArcelorMittal, è paradossale, no? È ridicolo. Giorgetti era pieno di dubbi, l'ha detto chiaramente, man mano che io elencavo... Aumentavano i suoi dubbi. No, lui a un certo punto annuiva allargando le braccia come finalmente c'è qualcuno che dice le cose come stanno, non lo so, o mi prendeva in giro come hanno fatto gli altri, perché da questi ti puoi aspettare di tutto, o probabilmente si è reso conto pure lui che ci sono cose che non vanno. Perché anche sulla tutela dell'ambiente, gli ho detto guardate, leggete attentamente il ricorso al TAR, che è stato, come dire, prodotto poi dall'ordinanza del sindaco di Taranto. La cosa spaventosa è che lì non si dice che le emissioni sono aumentate, quindi quantitativamente, perché è chiaro, spiegato al ministro, lì c'è il principio, c'è il gioco forza del principio meno produzione, meno inquinamento. Ho detto però che la qualità, che è quello che contesta il TAR, delle emissioni è nettamente peggiorata e lo dice tra l'altro l'Istituto Superiore della Sanità. No, quelle emissioni sono emissioni che non si verificavano almeno dal 2012, quindi con la gestione Riva. Ed è paradossale, come dire, che a livello qualitativo le emissioni sono peggiorate tra la gestione commissariale e la gestione di ArcelorMittal. Anche qua, sul bilancio economico, ho detto al ministro, scusate, ma come è possibile? Io sta domanda, ho detto a Giorgetti, gliel'ho fatta ad Arcelor in questa sede e non hanno risposto. Cortesemente, al prossimo incontro fategliela voi, perché io voglio capire com'è possibile che i commissari, che sono tre uomini che di siderurgia non capiscono nulla, gestiscono quella fabbrica con 13.700 persone, cioè tutto il gruppo Ilva, avevano una media di 3.000 cassi integrati mese e perdevano 20 milioni ogni mese. Ok, arriva ArcelorMittal, che è il primo produttore a livello mondiale, invece di 13.700 si becca 10.600 lavoratori, tra i 10.600 c'è una media di 4.000 in cassa integrazione, ma alla fine comunque produce perdite per 60-70 milioni mese, almeno sono quelle che hanno dichiarato loro, anche fino a 100 milioni. Cioè com'è possibile? C'è qualcosa che non torna. Cioè tu sei il primo produttore di acciaio, quindi sei il top e fai perdite di questo tipo con meno persone e quelli che non capivano nulla riuscivano a fare performance migliori della tua?
Quindi ho detto a Giorgetti, il problema sapete qual è? Che il governo non ci ha mai messo le mani, perché il governo all'atto della sottoscrizione del contratto doveva pretendere di poter verificare che cavolo stava accadendo, così come gli ho anticipato e gliel'ho detto tranquillamente. Purtroppo siamo in una condizione di ricatto, perché Giorgetti è stato onesto, no? I 400 loro stanno spingendo per ottenere i 400 milioni, ma io gliel'ho scritto qua, gli ho detto guardi, tempo 6-12 mesi, li anticipo che siamo punte da capo, perché prenderanno i soldi e se li squaglieranno completamente, così come hanno sempre fatto. E il paradosso è che abbiamo sottoscritto un accordo con loro, loro non hanno rispettato nulla di quello che hanno sottoscritto e si bruceranno pure i soldi dei contribuenti. Apro e chiudo parentesi. Gli abbiamo indicato la strada a Giorgetti, abbiamo detto l'interlocutore è inaffidabile, l'ha riconosciuto pure lei, e a un certo punto secondo noi o il ragionamento a 360 gradi e si fa meno dell'interlocutore e ci avviamo alla nazionalizzazione vera, tanto ci arriviamo, l'abbiamo detto a Giorgetti, ci arriveremo nel momento in cui avranno finito tutti i soldi, lasceranno, scaricheranno baracca. Lo Stato perderà il partner. Sì, ho detto in subordine comunque c'è un problema. Quello stabilimento, io ho usato un termine, poi probabilmente la dottoressa Morselli adesso che lo ascolterà mi querelerà, però mi fa piacere se lo fa, perché la penso così. Ho essere detto, querelati dalla Morselli è una medaglia di coerenza. No, ho detto, Giorgetti ha fatto pure un sorriso quando l'ho detto. Ho detto, far gestire lo stabilimento, uno stabilimento di quella dimensione, di quella pericolosità, alla Morselli e il suo entourage, equivale a dare un Kalashnikov nelle mani di Osama Bin Laden. Gli ho detto questo è, gli ho detto, lo dico proprio in maniera chiara, così inequivocabile. Inequivocabile, perché è da pazzi, come dire, continuare con una gestione che ha prodotto tutti questi risultati, volutamente ha prodotto questi risultati, non per incapacità, volutamente. Lei stessa ebbe a dire che si produce in condizioni criminali. Quindi lei l'ha detto, non noi, quindi lei stessa è rea confessa, no? Quindi abbiamo detto che purtroppo siamo in una condizione in cui il ministro stesso dice io 400 milioni ce li metterò, ma non li metto perché a darselo il Mittal gli devo dare la possibilità di bruciare altri soldi, li metto perché dobbiamo tutelare i lavoratori, perché il problema vero qual è? Il sistema dell'appalto senza quei soldi crollerebbe di colpo e noi avremmo problemi grossi con diverse migliaia di lavoratori dell'appalto che sono purtroppo in questo momento ostaggio di questo meccanismo. Così come potremmo avere problemi con i diretti, perché ormai abbiamo visto che la Morselli è capace di spingersi, come dire, molto molto al di là. Ecco, non c'è un atteggiamento responsabile. Tra l'altro io la domanda che mi faccio è come fa a stare, mi risulta anche in alcune società di provenza statale, perché assurdo. Si sa che i manager di Stato sono presenti ovunque, come Arcuri, no? Sono dei boiardi di Stato che sembrano, dovrebbero essere tuttologi, ancora più responsabili. Qui invece c'è una dichiarata irresponsabilità, c'è una manifesta volontà di non rispettare gli accordi, di non rispettare niente e nessuno. C'è un meccanismo che condivido, che è quello del ricatto perentorio, così come diceva il ministro, continuo, che hanno messo sul tavolo. E al ministro abbiamo detto a un certo punto, almeno su questo, no, date un segnale, diamo discontinuità alla gestione. Lui risponde dicendo, non siamo nelle condizioni di poter dire, dottoressa Morselli, lei deve andare via, semplicemente perché la Morselli rappresenta l'altro pezzo della società, quindi ArcelorMittal. Però mi dice, però le assicuro che i tre membri che nomineremo all'interno del CDA della società saranno tre persone che sapranno quel che fare e che arginare la Morselli quasi hanno il compito di controllare dove vengono spesi, quindi per evitare che cosa? Che si continua a riprodurre la stessa situazione. Quindi questa è stata la risposta del ministro. In ultimo le abbiamo detto, ma al netto del ragionamento su Ilva, io gli ho detto, noi abbiamo una pregiudiziale, noi una discussione per l'accordo sindacale che pare essere vincolante, anche qua ci ha detto Giorgetti, che bisognerebbe fare in tempi stretti. Io ho detto, io non mi faccio un accordo sindacale non conoscendo né il contratto né il piano industriale, anche perché ci sono una serie di incognite. La prima sono i 1800 lavoratori Ilva in AS che erano presenti nell'altro accordo e che adesso, come dire, nessuno ci dice se sono o non sono presenti, anzi AMI dice che non ci sono. Il governo precedente a quello di Giorgetti diceva una volta che ci stavano, altre volte che forse non ci stavano o stavano, come dire, nell'investimento extra Ilva
parliamo, come dire, dell'investimento su forni elettrici e impianti di prededuzione. Detto questo, abbiamo detto c'è una pregiudiziale. La nostra pregiudiziale è la discussione, siamo disponibili a farcela, ma la discussione deve essere a 360 gradi, con il coinvolgimento del territorio, perché non è una partita, come dire, in cui te ne esci in questa maniera. In tutto ciò, o si analizzano le proposte nostre, che vanno bene in qualsiasi scenario si decide di andare avanti, perché poi in realtà danno risposte ai lavoratori, e le proposte sono, e le abbiamo, ieri gliele ho riconsegnate sia a lui che al ministro Orlando, le proposte sono quelle che conosciamo, il lavoro usurante, il riconoscimento del lavoro usurante, la questione degli incentivi all'esodo, gli LPU per i lavoratori di Ilva in AS. Quindi o si danno garanzie a tutti, o per quanto ci riguarda la trattativa può anche non iniziare. Mi conforta un'accusa, che a differenza di alcuni colleghi, di alcuni sindacati che hanno detto a babbo morto siamo disponibili a fare la trattativa, anche ieri è successo, il ministro in realtà ha fatto un ragionamento completamente diverso, più in linea con il nostro. Dice, io una discussione vera me la faccio nel momento in cui ho un quadro chiaro, di fronte. È chiaro che se mi devo fare una discussione e non conosco il piano industriale, è una discussione fasulla. Cioè io rischio di fare un accordo che va nettamente in direzione di ArcelorMittal, semplicemente perché mi dovrei fidare di quello che ArcelorMittal ci racconta. E apre, chiudo parentesi, ArcelorMittal, non lo diciamo solo noi, oggi apprendo con il sorriso sulle labbra, anche il ministro ieri dice che è un soggetto totalmente inaffidabile, e se fosse per me, questo soggetto, come dire, andrebbe, come dire, io non dice, l'ho ereditato. Non farei affari. Lui dice poi, io l'ho ereditato, vediamo che succede, abbiamo sottoposto, come dire, alcune documentazioni agli organi dello Stato per farci dare un parere, in questo caso all'avvocatura. Però dice un'altra cosa, dice attenzione, dice, noi dobbiamo uscire da questa logica che ha caratterizzato gli investimenti industriali in Italia negli ultimi 30 anni, che è una logica che nasce direttamente dal MEF, cioè io l'investimento lo faccio rispetto a quello che produce a livello economico, almeno penso di produrre, perché poi tutti gli investimenti degli ultimi 30 anni sono tutti fallimentari, vedi all'Italia o Ilva stessa. Quindi, i carrozzoni famosi. Quindi lui dice, dobbiamo riportare la centralità ai ministeri dello sviluppo economico e del lavoro, perché, come dire, io non posso, ha fatto capire che cosa in realtà? Ha fatto capire che quello che è successo nell'ultimo accordo è frutto, come dire, delle decisioni prese da Gualtieri, dal MEF. Da questo si capisce perché all'interno del contratto non ci sono le penali a favore del governo, che ne avrebbe tutte le ragioni per farle, ma ci sono addirittura a favore di Mittal. Cioè è come se io vado in banca, dopo che non ho pagato finanziamenti, rate di mutuo e quant'altro, la banca mi presta dei soldi, però le garanzie non se le prende la banca, me le prendo io nei confronti della banca. Gli dico, se non mi dai i soldi il 7 gennaio alle ore 19 precise, tu paghi la penale. Se invece io non ti pago la rata del prestito, non succede niente. Cioè, completamente sbilanciato. È pazzesca sta cosa, ma siamo in Italia e anche qua una politica seria, se ciò è vero, dovrebbe iniziare, come dire, a mettere in campo delle iniziative su chi ha sottoscritto quegli accordi vergognosi, perché stiamo sperperando soldi pubblici, regalandoli a multinazionali e a gente che sta facendo i fatti propri. Quindi questo è inaccettabile, soprattutto nel momento in cui c'è una comunità che è completamente ostaggio dell'atteggiamento di ArcelorMittal. Per concludere, voi avete sottolineato nuovamente la necessità dell'accordo di programma. Assolutamente sì, noi le abbiamo detto, cioè, a prescindere da quella strada, tu devi aprire la discussione sul territorio, coinvolgendo gli enti locali. Assolutamente sì, cioè non è una partita che tu fai l'accordo sindacale con la somiglia affanità. No, tu devi tirare dentro il territorio, dobbiamo trovare le soluzioni. E io lo dico in tutta onestà, lo ribadisco. Io a decarbonizzazione, a tutte quelle storie che si raccontano, non ci credo, anche perché sono proprio... Anche io, Rizzo, siamo sulla stessa linea. No, perché sono... Allora, volere e potere, se ci sono i soldi tutto si può fare, ma anche un progetto di decarbonizzazione serio... Ha bisogno del suo tempo. Ha bisogno innanzitutto di uno studio di fattibilità che non fa in 5 minuti. E qua ci risulta che non è stato completamente fatto. Due, ha bisogno di uno scenario, di un arco temporale... talmente, come dire, elevato, stesso nel tempo, stesso, che tu non mi puoi raccontare che fra 2 anni avrò il forno elettrico, perché io non ci credo, almeno per quello che capisco di acciaio, scusate se ve lo dico, 22 anni di esperienza, penso che qualcosa la cosa uno l'ha imparata, no?
Perfetto. E quindi questo è. Ma il concetto qual è? O facciamo un ragionamento serio. Volete fare la decarbonizzazione? Noi non ci crediamo. Intanto metti in sicurezza con l'accordo di programma. Per noi la strada è quella di uscire fuori dal ricatto della grande fabbrica, che purtroppo anche ieri, e chiudo veramente, al ministro ho detto, guardate, non ci dimentichiamo sempre la cosa più importante, che abbiamo due drammi a Taranto. Non c'è solo il dramma dell'occupazione, quindi il disordine sociale che rischia, sta montando a giorni di esplodere. A Taranto si muore, io la dico così perché è questo il termine che ogni volta usa il ministero. A Taranto si muore a causa delle emissioni di quella fabbrica. Quindi anche su questo i ministeri devono prendere una posizione a tutela della salute di tutta la comunità, che non può essere il solito ambientalizziamo, perché anche qua gliel'ho scritto nella relazione, non esiste manco nel vocabolario italiano la parola ambientalizzazione. Quindi, siccome abbiamo perso un sacco di anni, siccome le condizioni sono quelle che sono, avviamoci a fare un ragionamento diverso, sapendo che ci vuole del tempo. Io sono cosciente che tutto ciò, come dire, ha bisogno, come dire, di tempo, però facciamo un ragionamento diverso, tiriamo dentro la comunità e chiudiamo sta partita, perché ad oggi il paradosso è, e chiudo veramente, che siamo in una condizione addirittura peggiore da tutti i punti di vista rispetto a quella che avevamo 10 anni fa. Cioè, si è logorata, è diminuito il numero delle persone che lavoravano, sono aumentati i cassi integrali. Peggio dei Riva, chi l'avrebbe detto? I problemi di sicurezza, sì, nettamente peggio, è tutto nettamente peggio. Ci stiamo avviando verso una lenta morte. Io lo definirei, Rizzo, un inferno più infernale. Sì, un inferno più infernale, tra l'altro con, come dice l'Istituto Superiore della Sanità, con i bambini 0-14 che a causa di quelle emissioni sono i più esposti al rischio di contrarre patologie tumorali. Già nel, proprio a livello proprio genotossico, già a livello proprio del feto, il feto si carica di metalli pesanti, ovviamente assorbiti dalla madre. Sì. Lo dicono i medici, sì, non lo diciamo noi. No, io diciamo, mi sono letto e riletto le relazioni. Il primario di pediatria e di oncologia pediatrica è stato del Santissima Annunziata, è stato chiarissimo. Diciamo che siamo geneticamente predisposti, sì, esatto, a prendere quel tipo di malattie a causa delle emissioni. In tanti anni, come dire, sono entrate nelle nostre case. Però detto questo, come dire, chiudendo proprio su questo discorso, a un certo punto una politica seria deve avere il coraggio di svoltare mettendo in sicurezza i lavoratori. E la dico così, siccome qualcuno ha detto anche accordo di programma uguale cassa integrazione, dove sta scritto? La cassa integrazione, che dovrebbe essere un istituto temporaneo di salvaguardia del reddito, in Italia a causa di una mala politica soprattutto è diventato, come dire, la soluzione, ma non è la soluzione del problema. L'accordo di programma deve essere, lo diceva la stessa, la programmazione del futuro sul Taranto, avendo l'accortezza di fare una cosa, e questa cosa è obbligatoria, di trovare prima le soluzioni per le persone e poi, come dire, di procedere, perché questo è, se vogliamo salvare capre e cavoli.